Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. Con due distinti documenti di interrogazione, il consigliere di Forza Italia Giorgio Leonardi chiede alla Giunta di intervenire a sostegno dei cittadini e delle piccole e medie imprese più duramente colpiti dalla crisi economica per effetto dell'emergenza sanitaria Covid-19. Le proposte: sospensione temporanea o rateizzazione delle fatture di energia elettrica, gas, acqua e tari e proroga del pagamento delle tasse automobilistiche oltre la scadenza. Dati del contagio scorporati per età e tamponi per chi riprende il lavoro, così da isolare anche gli asintomatici. È quanto chiede la consigliera di Futura Lucia Coppola in un'interrogazione depositata in Consiglio Provinciale, nella quale si riflette sulla diffusione del contagio tra i minori e sull'importanza di isolare gli asintomatici per scongiurare che l'allentamento delle limitazioni possa innescare comportamenti leggeri che potrebbero contribuire a riattivare la diffusione del virus. Con un'interrogazione alla Giunta Provinciale, il consigliere Filippo De Gasperi indaga e chiede di fare luce sulle modalità di impiego dei lavoratori del comparto progettone, a suo avviso declassati e abbandonati senza tutele in questo momento di grave emergenza, perché chiamati ad operare senza possibilità di scelta in ambienti ad alto rischio contagio, senza contare che l'età anagrafica pone la maggior parte di questi soggetti tra le fasce più deboli da proteggere dall'esposizione al virus. Paola De Magri, assieme a tutti i colleghi consiglieri del PAT, ha depositato un documento di mozione con il quale chiede alla Giunta Provinciale di attivare urgentemente un tavolo di lavoro che si avvalga di esperti del settore sanitario e di rappresentanti delle categorie, oltre che di tecnici della provincia, per trovare una soluzione per far ripartire quanto prima, senza aspettare giugno e con le dovute precauzioni, le attività di parrucchieri ed estetisti che in questa situazione emergenziale rischiano il fallimento. Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.